Ci credete che sono 10 minuti che sto cercando di spacchettarlo e non mi riesce? Ma come cazzo è questa cosa? Ma vaffanculo! Ma antitaccheggio! Oioi! Ok, ci siamo. Ciao ragazzi, ragazzi, allora oggi non ho voglia di fare niente. Sto montando il video nuovo qua. C'ho il computer, sono a letto, ovviamente. È estate caldissima, non ce la faccio più. Il video nuovo sarà Milf Money, la traduzione di Fergie. E questa volta mi sono veramente superato perché ci saranno delle perle trash che non vi dico. E le ho appena girate, lo sto montando e ora si sta preparando e tutto quanto. Allora, ragazzi, mi è appena arrivato un pacco. E mi è arrivato un pacco di Pooderm, che dovrebbe essere una linea di creme per la pelle, di tutte queste robe qui. E la linea che ho scelto io si chiama La Faccina del Buon Umore. E dovrebbe fare tipo delle maschere belline, che praticamente sono prodotti tutti naturali e di altissima qualità. Comunque, poi vi lascio tutti i link qua sotto se poi siete interessati. Ok, allora, questa a riso è funzione antinfiammatoria per la pelle irritata. La idrata e previene gli arrossamenti. Poi questa alla pesca purifica a fondo, ok, elimina le imperfezioni. Poi abbiamo questa maschera al cetriolo che probabilmente mi farò questa oggi, rimuove le cellule morte. Poi abbiamo lavanda che idrata intensamente la pelle, è soprattutto indicata contro i raggi, l'esposizione ai raggi UV, quindi quando si prende il sole, ed è anche antistress, antiansia e calmante. E poi abbiamo questa qua che è al tè verde e dona un effetto illuminante e rigiovanente alla pelle. Io oggi mi provo questa, ragazzi. Andiamo insieme in bagno. Allora, numero uno, bisogna lavarsi il viso. Laviamocelo bene, applicare un'abbondante quantità di prodotto sul viso. Andiamo a vedere com'è. Ah, ma è bianchiccia, adoro, adoro. Si metterà tipo così? Non lo so. Ma ovunque, sì, la donnina ce l'ha ovunque. Guardiamo perché mi è anche venuto un bollicino di merda in fronte. Vaffanculo! E quindi proviamo questa maschera al cetriolo. Un altro pochino, tipo così. Lasciare agire per circa 15 minuti. Una volta asciutto, rimuovere il prodotto sollevandolo dal basso. Beh, 15 minuti, non c'è da aspettare un pochino. C'è da aspettare un pochino e via! Io non so aspettare, ragazzi. Don't let me down. Stavo pensando che qui nell'immagine la ragazzina è verde, io invece no, sono lucido. Allora, sono appena passati 5-10 minuti e mi sto incollando. Ah, l'uomo colla. No. È bellissima, adoro questa sensazione. Non mi sento più la faccia. Ok, sono passati 15 minuti e io ovviamente non posso più parlare perché, ah, mi ha distrutto tutto. Quindi, da quanto ho capito, adesso bisogna rimuovere il prodotto sollevandolo dal basso. Quindi andiamo. Vedete che ora è tipo diventata così? Oh my god, è bellissima! Oh, no, sulla barba no, sulla barba no! Adoro. L'amo, ragazzi, oddio! Io adoro levare questa roba. Ah, sì! Cioè, mi sta venendo un orgasmo. Oh, ciao ragazzi. dal basso ragazzi, dal basso. Non respiro. Oh, sentite bello questo rumore rilassante. Costume per Halloween. No, l'amo, adoro. Però sulla barba no, amore. Aglio!
No, adoro. L'amo. Ah, guarda, mi ha levato il bollicino, me l'ha fatto uscire. Addio. Io ovviamente ne ho pelli. Ovviamente. Ma perché me la son messa nella barba? Ah, aiuto! Ai! Barba e capelli. Ma vaffanculo la barba! Ma io non l'ho messa qua, come mai mi è venuta qua giù, ragazzi? Andava poi risciacquata la pelle per rimuovere eventuali residui. Se io mi tocco... mi tocco la pelle, effettivamente... Sì, è vero, sono abbastanza liscio e penso anche idratato. Ora, io non sono esperto di queste cose, però prima io la pelle ce l'avevo tipo secchina, adesso ce l'ho un po' più bellina, no? Vedete un po'. Notate che sono senza trucco, ragazze. Grazie, Purderm. Proverò assolutamente anche tutte queste altre, perché me ne avete mandate tantissime. Non so, oh mio Dio, che ci faccio un video per ogni crema, per ogni maschera facciale, non lo so. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se conoscete questa Purderm, questa linea, se avete provato queste maschere e se le volete provare, perché mi sta sempre storto il piercing, e se le volete provare vi lascio ovviamente il link qua sotto nell'info box, che è una cosa molto importante, l'info box, e voi non l'andate mai a guardare. Mettete mi piace a questo video, buona estate a tutti, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!